Luci, camera, azione. Buona, anzi buonissima la prima per lo storico Carnevale di Gallipoli, tutto dedicato al cinema. Hanno sfilato carri allegorici e gruppi mascherati. Attraversando Corso Roma hanno attirato migliaia di persone da tutta la provincia e non solo. Una festa meravigliosa, di colori e musica, per l'edizione numero 82 del Carnevale della Città Bella, trasmessa in diretta da Telerama con Francesca Picciolante e Mario Vecchio, per far vivere a tutti le emozioni che si sono respirate in riva allo splendido mare gallipolino. Tutti alla corte delle loro maestà, Re Candallino e Regina Mendula Riccia. Voi siete re e la regina di questo carnevale? Sì, per una settimana. Come vi hanno per una settimana la città di Gallipoli è tra le nostre mani. La direzione artistica è affidata ad Alberto Greco. Vi ho portato qui in postazione, in questo trambusto, il direttore artistico. Eccolo qua, il signor Greco. Allora, per ora sta andando tutto benissimo, uno spettacolo bellissimo. Esatto, per ora siamo partiti. Questo è solo il primo numero di quello che vedrete in questa bellissima cornice di Corso Roma, in questa giornata meravigliosa, devo dire. Insomma, era da un po' che non se ne vedevano sotto carnevale, ma per ovvi motivi il meteo non è sempre così clemente a febbraio. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere questo splendido sole. Stiamo aprendo proprio con gli sbandieratori, che sono un cult per noi, sono la tradizione. Ecco qua il direttore artistico travestito da se stesso quando aveva i capelli. Esatto, dicevo che ho molto poco da far vedere. 5 carri più grandi di prima categoria, 5 di seconda e tanti gruppi mascherati super organizzati con variegati omaggi al grande schermo hanno lasciato tutti a bocca aperta. Soddisfatti il sindaco Minerva e il vice sindaco e assessore al turismo e agli eventi della città di Gallipoli, Tony Piteo. Siamo pronti, una città piena di gente, festa di colori, di emozioni, e il carnevale gallipolino emozionato. Sempre molto emozionato dopo tanto lavoro. Arriva oggi il giorno del Carnevale Gallipolino, e per noi è una tradizione per i ragazzi che continuano l'arte della cartapesta, e siamo contenti. Ho visto che c'era molta gente che è venuta appositamente, ma non solo qui dalla Puglia, addirittura da Milano, da Bologna, e questo è un modello straordinario proprio per andare nella direzione che auspichiamo da sempre, no? I grandi eventi con la nostra bellezza, poi oggi il mare, una giornata clamorosa. Abbiamo fatto tante volte la diretta del Carnevale di Gallipoli, ma una giornata così bella non ce l'ha mai capitato, quindi dopo quella piccola parentesi di freddo che abbiamo avuto, il clima ancora una volta ci sorride, e questo vuol dire che questo territorio, questa terra deve essere visitata tutto l'anno, ed è quello l'obiettivo che ci prefissiamo in tutte le cose che facciamo. Siamo contenti che oggi Telerama può raccontare questo pezzo bello di storia salentina. È un evento che non ha nulla da togliere, ai grandi carnevali d'Italia, e quindi insomma oggi le persone potranno seguirci e siamo contenti per questo. Quest'anno un carnevale sicuramente importante come la nostra tradizione. Io ringrazio tantissimo Telerama, perché sono felicissimo che Telerama sia presente quest'anno al Carnevale di Gallipoli, perché è una risorsa importante nel nostro territorio. E la festa non finisce qui, perché si prosegue con gli eventi il 21 e il 26 febbraio. Nazionale, in qualche modo, chi non conosce insomma questa bellissima